Bene, finalmente riesco a fare un altro video dopo una settimana e sarà tanto se riesco a farne un altro la settimana prossima. Così è, andiamo avanti così e speriamo che un giorno le cose cambino, perché questo trasloco è diventato la Sinfonia dell'Unghia Incarnita, dovuto al fatto che nessuno delle persone a cui avevamo affidato la ristrutturazione del mio nuovo appartamento e poi anche, diciamo, altri lavori di sistemazione, niente, nessuno ha collaborato in modo valido o in modo rapido, con qualche pochissima, rarissima eccezione. No? E praticamente mi hanno messo tutti quanti i bastoni tra le ruote, è incredibile proprio che si sembrano tutti messi d'accordo per non fare un cazzo, ma credo che sia semplicemente una cosa, no, cioè non credo che se la siano presa con me o che sia sta io sia stato particolarmente sfortunato, non voglio pensarlo, penso che sia semplicemente questo l'andazzo dei nostri giorni, no? Che è molto difficile trovare delle persone in gamba che ti facciano un lavoro presto e bene, no? È una cosa veramente quasi impossibile trovare. Viviamo in un mondo di cialtroni. Ecco, quindi sappiate che questa situazione, voi che attendete così, così con ansia i miei video, che ormai insomma tante persone mi fanno tutti questi apprezzamenti, mi dispiace doverle deludere, ma proprio non ne sono responsabile, non ne sono proprio responsabile. E dunque, ero rimasto appunto in cui finalmente al punto della lettura di Attraverso le porte della chiave d'argento, in cui finalmente Randolph Carter ha varcato la soglia che divide, diciamo, mondo dei sogni, dopo aver lasciato il mondo reale, cosiddetto reale, tra virgolette, che in realtà non è altro che una delle tante realtà, neanche la più importante, una realtà insignificante, è passato prima nel mondo dei sogni, nell'anticamera del mondo dei sogni, potremmo dire, in cui ha recuperato i suoi ricordi infantili e si accinge a entrare nelle dimensioni dell'altrove, no? Ed incontrare la sua guida, questa terrificante guida che nessuno può guardare in faccia, che è uno degli antichi, dei grandi antichi, che vediamo comparire per la prima e l'ultima volta nei racconti di Lovecraft, almeno che io che sappia io, che è Umr At-Tawil, e che non viene descritto in nessun modo neanche lui, semplicemente come anche egli un essere che non ha nulla di umano e che non può essere guardato direttamente senza pagarne le conseguenze, no? Perché tutti i grandi antichi sono così orrendi ai nostri occhi, non tanto per il loro aspetto fisico, perché non si può neanche dire che abbiano un aspetto fisico nel senso in cui lo intendiamo noi, quanto per quello che significano, no? Cioè l'alterità, la diversità assoluta dal mondo umano. Il disorientamento totale del pensiero. Dunque, davanti a Carter fluttuava una nebulosa parata di forme e scenari che in qualche modo gli collegava al passato primordiale e dimenticato della Terra. Creature vive e mostruose si muovevano solennemente tra fantastiche architetture che nessun sogno normale ha mai rappresentato. Il paesaggio era popolato di piante incredibili, montagne e pareti rocciose, opere architettoniche che non erano di foggia umana. Si vedevano città sottomarine coi loro abitanti e in mezzo a deserti sconfinati si innalzavano torri a forma di globo e di cilindro. E misteriose creature alate sfrecciavano nello spazio o ne sbucavano all'improvviso. Tutto questo Carter lo capiva, benché le immagini non avessero alcun rapporto l'una con l'altra o con lui. Carter stesso non aveva forma e posizione stabile, ma appena un accenno dell'una e dell'altra fornito dalla sua immaginazione. Allora, in questa nuova dimensione,
prima cosa che vede Lovecraft, apparentemente intuiamo che sta vedendo l'epoca da cui viene, proviene Amrata Tawil, no? Che appunto aveva vissuto sulla Terra in un passato remoto, ancora ai tempi dei dinosauri o magari ancora prima nell'epoca del Carbonifero o del Cambriano, cioè nell'epoca, nelle epoche appunto degli anfibi, o ancora prima nelle epoche delle trilobiti. E beh, ha una serie di visioni, quelle classiche visioni lovecraftiane, no? Cioè città sottomarine con i loro abitanti, che appunto mi immagino che ricorre tantissimo nei racconti di Lovecraft, e l'immagine di un deserto con delle misteriose torri, qui vengono dette a globo e a cilindro, quindi possiamo immaginare tantissime cose, magari globi in cima a cilindri, no? O globi al di sotto del cilindro, cioè che magari partono proprio come, non so, come un alambicco, possiamo immaginare tante cose, una serie di globi sopra il cilindro o inframmezzati, possiamo immaginare tantissime scene, no? Ma che poi sono le torri tipiche degli alieni, potrei dire, no? Cioè quando si immaginano delle architetture aliene, spesso, ma anch'io ne ho disegnati, no? Grattacieli, torri, fatte con una serie di globi e magari un sottile cono o dei sottili cilindri, no? Danno l'immediata idea dell'alieno, del futuribile. E lui però le immagini nel deserto, perché? Perché sta pensando, sta associando, magari inconsciamente, non se ne rende conto perché la fantasia segue processi inconsci che sono sempre quelli, no? Dei binari centrali, poi magari si sviluppa in tantissimi modi diversi, ma ci sono sempre delle immagini base nell'immaginazione di una persona, di un autore, no? Che da cui poi si diramano, cioè se sempre da queste immagini base poi si possono diramare infinite variazioni. Lui sta pensando a Irem, no? Cioè le torri nel deserto sconfinato, sono un'altra immagine preistorica dell'archetipo di Irem, la città dalle mille torri in mezzo al deserto, e le misteriose creature alate sono un altro topos tipico delle immaginazioni lovecraftiane, no? Cioè sono tutte, come dire, sviluppi dell'archetipo principale, che è quello dei magri notturni, che cui incubi lo tormentavano quando era bambino, no? E che erano a sua volta modellati sull'immagine dei demoni volanti con le ali di pipistrello, no? Perché poi alla fin fine tutte le immagini di Lovecraft vanno ricondotte a un folklore, a uno o l'altro folklore che in qualche modo ha influenzato la sua infanzia. Aveva sperato di trovare le regioni incantate dei suoi sogni giovanili, dove le galee risalgono il fiume Ukranos, oltre le guglie d'oro di Thran, e carovane di elefanti calpestano le giungle profumate di Kled, no? Cioè, qui ricompaiono i soliti nomi di luoghi incantati che, a dire il vero, non vengono descritte più di tanto, no? In fin dei conti, per esempio, non c'è un racconto che si svolge sulle rive del fiume Ukranos, mettiamo, no? Non è che vengono sempre dette come allusioni, però poi questi regni favolosi della sua infanzia restano sempre sullo sfondo, non so se avete notato, ma non ha mai, cioè, molto raramente Lovecraft è entrato proprio dentro questi regni favolosi, cioè poche eccezioni, per esempio la rovina di Sarnath o i gatti di Ultar o gli altri dei, no? Cui prendevano, o alla ricerca del misterioso Kadatta anche, no? Però poi di fatto sono sempre rimasti come dei nomi sullo sfondo. E c'è da chiedersi perché, forse perché sempre per questo gioco delle allusioni che usava Lovecraft, no? Che
non definiva mai una realtà del tutto, né in bene né in male. Cioè, anche così come gli orrori venivano descritti per allusioni e mai pienamente visti faccia a faccia, così anche i sogni, le bellezze, i regni incantati venivano descritti preferibilmente per allusione, ma mai direttamente. Sempre, forse per questo, voler lasciare all'immaginazione del lettore co cosa potessero essere, no? E anche perché appunto si tratta sempre anche le cose, le immagini di splendore, di bellezza, sono comunque qualcosa che trascende la descrizione umana, cioè, così come gli orrori di Lovecraft sono quasi incomprensibili alla mente umana, indescrivibili, così indescrivibile anche la bellezza. Le giungle profumate di Clyde, lasciandosi alle spalle i palazzi dimenticati dalle colonne d'avorio che dormono, intatti e stupendi, sotto la luna. Ora, intossicato da visioni più ampie, non sapeva cosa cercare. Nella sua mente nascevano pensieri di gesta coraggiose e terribili, e sapeva che avrebbe affrontato la temuta guida senza paura, chiedendo le cose inaudite e mostruose. A un tratto il corteo di immagini sembrò stabilizzarsi almeno un poco. C'erano grandi masse di pietra gigantesca, scolpite con motivi sconosciuti e incomprensibili, e disposte secondo le leggi di un'ignota inversa geometria, no? E altra allusione alla, appunto, alla multidimensionalità. Una strana inversa geometria, una geometria non euclidea che si presenta come indizio che sta entrando nel dominio della quarta dimensione, la quarta dimensione spaziale. La luce filtrava, potremmo dire, la quinta dimensione, se poi la quarta dimensione la vogliamo considerare il tempo, no? C'erano grandi masse di pietra gigantesca, scolpite con motivi sconosciuti e incomprensibili e disposte secondo le leggi. La luce filtrava da un cielo dal colore indefinibile e prendeva le più strane e contraddittorie direzioni, giocando come un essere intelligente su quella che sembrava una curva di giganteschi piedistalli più o meno esagonali, coperti di geroglifici, sui quali stavano appollaiate forme ammantate e non meglio definite. Ma appunto, cosa succede? Bene, compare una, diciamo, un'immagine, un'altra immagine irreale, in qualche modo ultradimensionale, no? Con un cielo dal colore indefinibile, che la luce prendeva le più strane e contraddittorie direzioni, no? Cioè proprio per dare l'idea che non siamo semplicemente su un altro pianeta, siamo in un'altra dimensione. La luce e i colori non si comportano nello stesso modo in cui si comportano in questo mondo. Giocando come un essere intelligente su quella che sembrava una curva di giganteschi piedistalli più o meno esagonali, coperti da geroglifici sui quali stavano appollaiate forme ammantate non meglio definite. E anche qui abbiamo un'immagine poderosa, possiamo dire. Cioè, quando ci si ferma a riflettere su queste visioni, no, vi appaiono come una serie di quadri, se abbiamo la pazienza di essere. Provate a immaginare questo cielo da colore indefinibile, che anche scappa, già lì è difficile immaginarsi, con la luce che va in tutte le direzioni, addirittura i raggi di luce che fanno una grande curva lungo questa, appunto, questa curva di esagoni, di prismi esagonali, presumibilmente, coperti di geroglifici, su cui stanno appollaiate delle figure ammantate, no? Ma non definite. Somigliano degli esseri umani oppure assomigliano a qualche cos'altro. Se noi provassimo a rappresentarlo graficamente, l'immagine sarebbe estremamente inquietante, no? Potrebbe apparirci come uno di quei quadri veramente
angosciosi, no? Varrebbe quasi la pena provare, no, a fare una serie di quadri, proprio di opere ispirate alle immagini di Lovecraft. Finora io ho visto ben pochi illustratori che abbiano saputo rendere le immagini di Lovecraft. Anzi, mi sembra che siamo sempre stati piuttosto sul banale. Qui purtroppo devo chiudere. Arrivederci.